non posso dire che me l'aspettavo, cioè, mi sarebbe piaciuto per ricevere un premio, ma non me l'aspettavo. E mi ha fatto molto piacere, devo dire in particolare per il fatto che si tratta del premio di un premio di un'associazione dei circoli del cinema o di cineclub, quindi del premio di persone che si raggruppano col preciso intento di vedere film, vedere cinema, e leggerlo criticamente, discuterne, quindi un pubblico molto educato alla visione di opere importanti, e quindi per me è un titolo d'onore quello di ricevere un premio da una giuria di questo tipo. Un paio di giorni dopo che l'Istituto Etnografico mi ha proposto di fare un piccolo video per parlare del territorio della Nurra, era uscita proprio una notizia che parlava di questi due pastori che, raggiunti da una visita dei carabinieri, buttano tutta la marijuana che avevano coltivato al box dei maiali. La notizia finiva lì, in realtà. Però ho unito l'idea di utilizzare un drone per riprendere il territorio con l'idea di farlo diventare qualcosa di più, qualcosa di narrativo, per raggiungere poi questo racconto, no? Di un maiale che si mangia tutta questa erba e inizia a viaggiare. Poi il gioco era quello di raccontare una storia nella quale non si capisse bene se veramente questo animale aveva mangiato l'erba e aveva volato, oppure aveva sognato di volare, oppure era l'immaginazione dei testimoni che, prendendo spunto dai racconti o da un articolo di giornale a loro volta, si inventano una storia.